Partito Democratico oggi depositerà i due quesiti referendari anche qui in Molise. Noi chiediamo ai cittadini del Molise non solo poi di sostenere questa battaglia attraverso appunto la raccolta firme, ma poi anche di sostenere questa battaglia al referendum, che speriamo si possa tenere quanto prima, perché sarà una battaglia in difesa, ecco, non soltanto delle regioni del Mezzogiorno, delle regioni dell'area interna, ma della coesione dell'unità nazionale. Per questi motivi il Partito Democratico si batte in questo momento per ragioni molto importanti e sorprende, diciamo, che il centrodestra, che a parole si autoproclama patriota, in realtà sta spaccando la patria. Per questo noi siamo in campo a difesa, ripeto, della coesione e dell'unità del nostro paese. Tre esempi molto semplici. Partirei dalla scuola. Ci potremmo trovare con gli insegnanti di Isernia, di Campobasso, pagati meno dei loro colleghi del nord. Potremmo trovarci con, diciamo, politiche energetiche differenti in ogni regione, ed è evidente che una regione come il Molise non può competere nel mondo con una propria politica energetica, e soprattutto continuare a colpire la sanità del Mezzogiorno costringerà i molisani e i cittadini del Mezzogiorno ad andarsi a curare nelle regioni del nord, ma in realtà questa cosa creerebbe non soltanto disservizi e problemi al Molise, ma anche alle regioni del nord, perché se un cittadino del Molise è costretto ad andarsi a curare in Veneto, in realtà allunga le liste d'attesa anche di quella regione, quindi pregiudica il diritto di quei cittadini anche alla cura. Per questo, ripeto, non è soltanto un problema delle regioni del Mezzogiorno, ma è un problema di tutto il paese. No, intanto portiamo in aula la discussione sui due quesiti referendari per dire no all'autonomia differenziata. Lo hanno già fatto 5 regioni di centrosinistra, per cui chiederemo alla Consulta di bloccare, indicendo un referendum, questa sciagurata proposta, questa secessione dei ricchi. In più oggi abbiamo da chiedere a Roberti se è d'accordo o no con la posizione del Presidente della Regione Calabria, Occhiuto, Forza Italia, che contrasta fortemente la richiesta delle regioni della Lega, di Zaia per esempio, che chiede di trasferire già alla Regione Veneto le cosiddette materie non LEP. Che vuol dire? Fermiamoci, una sospensione, una moratoria, fin tanto che non si supera la spesa storica. In parallelo quindi alla richiesta referendaria per abrogare la sciagurata secessione dei ricchi, noi crediamo che il Molise debba fare chiarezza su che cosa pensa la maggioranza di centrodestra. Sta con i molisani o sta con la filiera istituzionale del governo di centrodestra? Giù la maschera.